chi mi conosce sa quanto odio le stampanti, quanto le stampanti mi fanno incazzare, perché ogni volta che devi stampare devi buttare 12 fogli perché si incastrano, perché non stampa un cazzo, perché è finito il toner, perché l'inchiostro è una merda, perché è sporca, perché va pulita, perché vanno chiusi i cassetti, perché va sistemata, perché porco. E quindi io oggi tenterò di mettere a posto questa stampante perché è bellina, perché gli voglio dare una possibilità. Questa stampante stampa bene, ho anche i toner nuovi dentro e funzionano, se non che dopo aver cambiato i toner improvvisamente cominciavano a incepparsi i fogli e non trascinava più. Ora ci sono due strade percorribili per risolvere questo tipo di problemi. Una è prendere l'oggetto in questione e scaraventarlo dalla finestra con rabbia. La seconda strada è informarsi. Studiare, informarsi, leggere libri, leggere, documentarsi. E io sono andato su YouTube e ho cercato, vedete qui, HP, ho cercato la sigla della stampante, CP2025, e la prima cosa che mi è comparsa è How to replace the pickup rollers and separation pad, che evidentemente sono delle cose che si consumano con una facilità estrema su queste cazzo di stampanti HP. Ora io non so se effettivamente è così, ma tutti parlano di questa roba. Io mi ricordo un video indiano che spiegava appunto questo problema di paper pickup, e sono proprio questi roller maledetti. E ora non so più qual è il video che avevo visto, ma tutti parlano dello stesso problema. E quindi ho deciso di prendere il primo, di cliccarci sopra e di vedere come si fa. E quindi noi adesso seguiremo esattamente le istruzioni di questo video, che è silenzioso. Tra parentesi, ho preso online su Amazon il kit che contiene questi due oggetti, appunto il pickup roller, che penso sia questo, e il cazzo merd cool, che penso che sia quest'altro qua, separation pad, c'è scritto, e qui c'è scritto pickup roller, vedete, pickup roller e separation pad, per un costo di poco meno di 10 euro, 9, 8 euro, non so. Comunque, ho preso il kit, ed è rimasto in questa scatoletta da qualche mese, da 6 mesi, perché non ho il coraggio io di mettere le mani sulle stampanti normalmente, ma mi sono detto, proviamoci. E quindi ora seguiremo alla lettera questo video. È la mia stampante. Attenzione, io qua però devo leggere Gotowi! Gotowi! Quindi adesso devo accendere la stampante e settarla in polacco immediatamente. Quindi ora accendiamo. Settiamo la stampante subito in polacco. Stampante si sta inizializzando, io non capisco il polacco, ma siccome l'autore è in polacco ho deciso che lo seguirò alla lettera, quindi devo assolutamente mettere in polacco, lingua difficilissima e incomprensibile ai non eletti. Ora se mi face, ecco, Gotowi in pratica corrisponde al ready. Ok, vediamo se riesco a settare questo. Ok, setup, allora, system setup, language, perfetto, English, francese, italiano, spagnolo, polski, perfetto, settato in polacco. E la stampante mi si è spenta? Mi si è riavviata, forse la stampante si riavvia quando cambio linguaggio, che stronzata! Ed ecco, abbiamo Gotowi, anche noi adesso abbiamo Gotowi, perfetto. Ora vediamo cosa fa lui con questo Gotowi. Ecco, clicca e noi clicchiamo. Però io vado subito su rapporti, io qua non ci vado subito su rapporti. Vediamo dove va lui. Lui va su rapporti, secondary service, sì, andiamo su secondary service. Quindi da rapporti di qua,
E dov'è secondary service? Ma io non ce l'ho, io c'ho config sistemu. Perché? Oslunga, obsluga, perché io ho obsluga? E lui ha config sistemu. Ma non capisco. Rapporti, andiamo su rapporti. Strona de monstre, strona, struttura. Ma poi vediamo, vediamo, materiali, rapport. E non c'è, non c'è, non c'è. Strona servisova? No, no, fermati. Cosa sto facendo, Dio mio, Dio mio? Gotowi, io già mi sento molto gotowi. Mi sento estremamente gotowi. Allora, gotowi. Non vedo un cazzo io, non vedo un cazzo. Non vedo mai un cazzo senza occhiali. Gotowi, ok. E lui vede i rapporti config 10. Devo configurare i 10 forse, vediamo cosa dice. TCP, prisvidizzand, portast, uslugi, autom Christov, config, no, non è questo, gotowi, rapporti, config sistemu, contrasto, papiru, io non si capisce un cazzo. Niente, gotowi, rapporti, sistema, obsluga. Cos'è obsluga? Mi suona molto bene. Obsluga. E è veramente fantastico. Ma vediamo che cosa dice di guardare qui. Ok, come sempre accade nel 99% dei casi, non c'è mai un autu fatto bene. Mai. Non c'è mai un cazzo di autu fatto come comanda. Quindi bisogna fare la seguente: bisogna andare in setup. Qui non c'è un setup button, ma io vado qui. Dopodiché bisogna premere simultaneamente questi due e non succede niente. Ecco, allora questi due. Allora, questi due, vediamo, setup, ma no, ma che printing, puttana di Eva, ogni volta, e quindi il mio sospetto è che questo video non vada assolutamente bene, ne ho trovato un altro, vediamo che cazzo dicono, che borde, oh yeah, how to fucking replace the fucking pinch roller. First thing you want to do is put the printer into menu mode by pressing the OK button. You then want to press the left side arrow and then the cancel button, pretty much simultaneously. You actually want to press the left side a little quicker than the cancel button. It'll kick out of the menu mode. You want to press the OK button. E non succede un cazzo qua, perché io vado qua. Oddio, e questo da dove cazzo è spuntato? Cioè, l'ho appena fatto, non è successo niente, vado qua e mi dici... Ma che cazzo è successo? You now have the option to enter the secondary service mode. Vabbè, a questo punto ci vado dentro. Ci vado dentro. Service reports, location, display test, button test, show firmware version, Ethernet reset, color calibration, clean belt, pinch, pick roller. Ok, e immagino che bisogna andare a pick roller. Bisogna piccare il roller. Ok. Press OK. Mm-hmm. It's going to tell you to press OK again to rotate the roller. You'll hear some clicking and it will start to flash, and it'll then tell you replace roller, turn off, then on. At this point, what you want to do to freeze the roller in position so you can work safely on the machine is pull the plug right out of the machine. OK, quindi lui dice di piccare il roller. OK, premi OK. Lui lo ha ruotato e ora dice di fare il replace roller.
spegnere e poi riaccendere. Però io gliela spengo adesso, perché? Perché come dice il video, io adesso in questo modo ho il roller nella posizione che mi serve per effettuare il cambiamento. Cosa che ora faremo, ma guardiamo bene cosa dice questo video, che è un po' più chiaro. Ok. Va bene. Grazie. Thank you, ma perché è girato in 380x240? Ah, perché è un video di 200 anni fa, ecco perché. Ah, ok, va bene, abbiamo capito. Allora dobbiamo usare la violenza. Dobbiamo usare la violenza, qua ci siamo. Se qua c'è da usare la violenza, allora, prima cosa, via questo cassetto del cazzo. Ora, nell'altro video di prima, che ho deciso di ignorare, toglievano anche gli inchiostri, le cose. Io non toglierò niente. Probabilmente faccio male. Vediamo se riesco a togliere. Se riesco a estrarre tutto il cassetto, perché non esce qua? Come cazzo si fa? Ah, è così. Se io riuscissi a... questo cassetto, mentre salta la luce, come al solito, io non voglio togliere tutti gli inchiostri. Va bene. Togliamo tutti gli inchiostri, mettiamo in terra nella posizione corretta. No, in terra c'è troppa polvere. E mettiamo qua. Ecco. Estraiamo gli inchiostri. Questo lo rificchiamo, questo lo rificchiamo. A questo punto possiamo ruotare, sicuramente spaccherò tutto ed eccolo! Il nostro pinch roller maledetto. Vediamo se con un faro possiamo vederci meglio. Diciamo che qualcosa. Pinch roller e peto roller. Noi dobbiamo sostituire prima il pinch roller e poi il peto roller. Adesso, dotandoci di opportuni attrezzi di precisione, migliorando l'inquadratura. Qui ci sono due linguette da separare e le separerò con l'utilizzo di questo strumento di precisione. C'è una linguetta qui e una qui. Questo pinch roller non viene via anche per il cazzo. Vediamo come fanno il video. Ah vabbè, ma lui lo fa con le dita proprio, lui pulla lateralmente e tira fuori, ma io mi sto spaccando le dita. E questo non viene fuori nemmeno per il cazzo. Come cazzo fa? Come cazzo fa? Ma sono durissimi. Cioè lui fa così con le dita, bic. Io mi sto scassando le mani, puttana di Eva. Vediamo. Uno, ho detto uno e due. E se entra di qua, esce di là. Quindi io non riesco a togliere questo pinch roller. Vediamo, così e così. Forse l'ho tolto. Guardate com'è consumato, è proprio tutti i segni. Adesso prendiamo quello nuovo. Squartiamo la maledetta plastica. Questo nuovo ha una, vedete, ha una certa rugosità. Questo vecchio è liscio e questo nuovo è rugoso. E quindi noi glielo ficchiamo. È assolutamente simmetrico. E adesso come andava messo? Che qua ci sono due cazzi. Immagino che le clip si ficchino qui. E quindi questo coso va con queste clip in alto, così, lì, cosa che adesso proverò, lo metto lì, questa cosa non entra, cazzo si mette sta cosa,
invece è entrato. È entrato solo da un lato però. Perché dall'altro non è entrato? Ah, è entrato con la violenza. Ci voleva la rabbia proprio. Ora qua c'è un cazzillo che va estroflesso. E anche questo loro lo fanno al volo con la mano, ma io ho dovuto, come vedete, usare una violenza inaudita. E poi questo dovrebbe, in qualche modo, venire fuori. Ma anche qui, questa cosa non ne vuole sapere di uscire. Vediamo come è fatto quello nuovo. Ma porca troia, ma perché ogni cazzata la vedi ed è facile? Allora questo è così, quindi questo potrebbe uscire. Allora guardiamo il video. Troia di c***o morto. Io non so che cazzo stavo riprendendo poco fa, ma quindi lui prende lo screwdriver e non esce un cazzo, e non esce un cazzo, e non esce un cazzo. Quindi non si capisce, non si capisce come fa uscire questo pezzo. Lui si mette qua e gira e non esce un cazzo, è bloccato. È proprio bloccato, io qua rischio di spaccare tutto. Come cazzo fa sto coglione? Cerchiamo il terzo autù. Guardando il terzo fottuto autù che non si vuole fermare, praticamente qua devi abbassare questo e alzare il pirlo e lui scappella via. È ficcato così. E guardiamo anche questo che è sporco di peli. Anche questo, come vedete, è privo della granellatura. Questo è bello granellato, glielo ficchiamo. Se non mi sbaglio è asimmetrico, l'ho tolto così, lo metto così. Quindi abbasso questo, glielo ficco e non entra. È logico, no? Abbasso questo, glielo ficco e non entra. Abbasso questo e non entra. Bene, a posto siamo. Abbasso questo, glielo ficco ed improvvisamente è entrato. Va incastrato in questo modo così, come per infilare una supposta all'interno di un... E a questo punto ho delle superfici veramente aggrappanti, si fanno proprio presa, mentre queste sono lisce come la merda. Queste sono veramente lisce. Suggeriscono anche, inoltre, che si può fare la seguente, specialmente su questo. Si può sganciare questa molletta. Questo l'ho visto fare in un altro video, però non perderò tempo a cercarlo. Sganciare questa molletta, che mi vengono già i nervi per poterla sganciare, perché non si sgancia. E allora dovete usare la violenza, sganciate questa cazzo di molletta, tirate fuori la gomma del cazzo e la girate al contrario e gliela rimettete e dopodiché rificcate dentro questo pezzo di merda. Insomma, dicono di fare questa cosa, che praticamente usate la parte opposta della gomma, che è appiccicosa, però come vedete la forma risultante ha una forma di cappella di cazzo che non è proprio il massimo. Inoltre è liscio. Il mio consiglio è sostituite, per quello che costano i ricambi, li sostituite, vaffanculo. Dopo che abbiamo bestemmiato dobbiamo rimettere questo. Ora cerchiamo di rimettere questo com'era. Adesso questi sono cazzi. Allora, questo così. Questo e questo così. E ovviamente sì, sembrerebbe a posto.
Io spero che sia a posto. Spero di non aver spaccato niente. Spero di aver fatto tutto giusto. Spero di bestemmiare. Va bene, riposizioniamo la stampante giù. In teoria il pinch roller è stato sostituito. A questo punto rimettiamo i toner. I toner li rimettiamo nelle loro posizioni. Fortunatamente sono indicate le posizioni dei colori, quindi non c'è modo di sbagliarsi a meno di essere dei perfetti deficienti. I toner sono stati rificcati. Questo è stato rificcato e adesso bestemmio forte. Carta. Cassetto strapieno di carta. E a questo punto io devo rificcare la spina. Vi faccio fare tutti i test del mondo. Ecco, spina rificcata. E lei si è accesa. Adesso andiamo a ridere. Prima di tutto perché io collego la stampante al computer. E questo di solito produce delle sventure in mani. Il cavo ovviamente non ci arriva. Il cavo della stampante qua. Dove stracazzo è finito? Oddio, dove è finito? Dio. Dio, pietà. Dio, Dio. Dio, perché? Allora, io glielo ficco qua, eh. Va bene. Stampante l'ho ficcata. Facciamo qualche test. Allora, ok. Demo page. Stampiamo una demo page e vediamo se stampa. So già che ciò non accadrà. Ha stampato! Ha stampato senza fare una piega. Direi che ho vinto. Direi che ho vinto. Fantastico, ora posso stampare. Vediamo se riesco a stampare. Vediamo. Ora mi sa che da qua non riesco a stamparlo, perché ovviamente i software per Linux sono tutti una merda. Se io vado su Gequie, su questo software qua, che è Gequie, che è il visualizzatore di immagini, e gli dico, a parte l'inquadratura che non si vede un cazzo, stampami questa roba, io vado su File, vado su Print, ok, mi seleziono la stampante, bene, e gli do Print. Ovviamente voi penserete, uscirà così? No! Uscirà una merda, vedrete. Che di solito mi sbaglia sempre l'orientamento. Perché questo software è una cagata vomitata. Vediamo come cazzo stampa, mo. Cioè, guardate come cazzo me l'ho orientato. Ma si può essere più testa di cazzo, porcaccio di... Ennesima prova di stampa. Se sua maestà stampante di merda si degnasse di stampare invece che ci sta impiegando 18 ore. Non si capisce a fare che cazzo. Comunque, già è buono che la stampante non si sta inceppando più. Oh, e ovviamente me l'ha tagliato, me l'ha ingrandito e me l'ha tagliato. Quindi un'altra stampa da buttare. Porco di... Ok, proviamo così. Print di nuovo. Vedete perché odio le stampanti? Perché non c'è verso di stampare una cosa come si deve al volo. È un foglio A4, stampamela in A4. Che cazzo me lo orienti storto? Che cazzo me lo ingrandisci? Stampanti di merda. Usabilità di merda. Software di merda. Linux merda. Oh, finalmente l'ha stampato giusto, gliel'ho dovuto dire io.
di stamparlo al 100%. Porcaccia la miseria. Va bene, insomma, adesso avete capito che con le stampanti bisogna solamente bestemmiare. Sono riuscito a stampare. Qui mi dice ancora printing document, non si capisce per quale stracazzo di motivo. E basta. Ok. E sono contento, adesso posso stampare tutte le cazzate che mi pare. Grazie. Grazie per aver assistito a questo scempio.